Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi inizia la 3 giorni del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, nel Tempio della Velocità. C'è per noi il nostro Emanuele Vertemati, che ha intervistato i giovani che grazie a Regione Lombardia, grazie al concorso, all'iniziativa dell'assessorato ai giovani Generazione Lombardia, oggi sono all'autodromo per le prove, quindi diamo la linea a Emanuele Vertemati e ascoltiamo la voce di questi giovani protagonisti. Allora ragazzi, con Generazione Lombardia voi avete vinto 4 dei 60 biglietti. Sì. Oggi grande emozione. Sì. Il tifo non vi chiedo perché lo fate, perché si vede dal colore, però raccontatemi un attimino le vostre emozioni. Grandissime emozioni, veramente una giornata spettacolare, quindi speriamo veramente di avere una bellissima giornata e speriamo veramente di divertircela grande. Erano anni che volevo avere questa occasione di poter venire qua all'autodromo e sono stracontento di essere riuscito finalmente a venire grazie a Generazione Lombardia. Quindi è la prima volta? La prima volta, sì. È la prima volta anche per me, quindi sono molto emozionata, forte adrenalina, carica e sono molto contenta di aver ricevuto questa opportunità. E tu? È la prima volta che vengo all'autodromo, è da quando sono piccola che lo sogno, guardo sempre la Formula 1 sul divano con il mio papà e finalmente la posso vedere dal vivo e grazie a Regione Lombardia sono qui, quindi grazie. Buon divertimento a tutti allora ragazzi, grazie. Buona giornata, ciao. Ciao. Ragazzi, ma quindi chi vince domenica? Un bel pronostico da questo gruppo di ferraristi, direi al 100%. Sicuramente Verstappen è favorito. Sicuramente il secondo posto Red Bull Mercedes e io azzardo un'altra scuderia che non sia Mercedes, Red Bull o Ferrari sul podio. Lei è desiderosa di dire la sua? No, io spero Ferrari, però poi chi lo sa. E gli altri? Io per quanto riguarda, avendo visto che tanti piloti andranno in penalità, spero ovviamente in una Ferrari, ma se devo essere realista penso che sia un 1-2 Red Bull e diciamo dai, una Ferrari o una McLaren sul podio. Manca l'ultimo, è più tranquillo, ma sicuramente è quello con le previsioni più indovinate. No, al cuore dice Leclerc. Assolutamente. Assolutamente. Grazie ragazzi.